Buongiorno a tutti, volevo dirti una cosa, siccome il primo concerto di Mariah Carey, che era uno showcase fatto al Teatro Litta, l'organizzai con la casa discografica. Cioè, perché era Columbia, il produttore di Mariah Carey mi regalò addirittura una cravatta con le aquile, ce l'ho ancora, che poi divenne marito, fidanzato, non so cosa divenne, comunque, e la lei si faceva fotografare così. Sempre. Io ho una foto con Mariah Carey così. Ti ricordi? Sì, che ce l'ho io in vetrina e lei che vuole stare solo da questa parte transennava. Però poi, e chiudiamo, ha superato questo con quel film che hai visto anche tu. No, col film della ragazza nera, in cui lei era Precious. brutta, sì. È inquadrata dappertutto, quindi l'ha superata, capito? Buongiorno a tutti, voglio la sigla. No, prima della sigla ti volevo chiedere, tutti quei libri dove stavano? Cioè, sei venuto qui, ho scoperto che avevi con te la libreria intera, la biblioteca. Ho un doppio fondo, come tutti gli agenti segreti. Ti chiamerò Aldo e Tabella, uomo. La borsa infinita di Aldo Ro, che ci faremo un film su quello che quella borsa contiene, altro che Raffaella Carrà. Buongiorno a tutti. Sappi che questa è l'ultima puntata dell'anno, devi lasciare un bel ricordo. Cos'è quello? L'ho visto. L'hai visto? Il ragazzo che cavalcava il vento. Bellissimo. Questo è il più bel regalo che potete fare a uno che ama la corsa. Questo qui, il ragazzo che cavalcava il vento. Me l'hanno mandato con una dedica, ringrazio Leonardo Soresi. Bellissimo. Che l'ha scritto? L'ha scritto, di non cosa solo parla? L'ha scritto. Parla. Grazie. Grazie. Parla di qualche cosa che secondo me sta diventando di moda, cioè queste nuove scarpe per correre minimaliste o addirittura questi barefoot, correre quasi a piedi nudi, prendendo spunto proprio da questo popolo. Tu riconosci questo piccolo guerriero? Sai che chi è? È un Tarahumara. Sai dove vive un Tarahumara? Dove vive? In America Latina. Uomini dai piedi leggeri. Non erano in Amazzonia? No, i Tarahumara sono una popolazione che vive in mezzo a dei canyon. Devi sapere che in questo mondo, e anche nel mondo sommerso, ci sono tantissimi canyon. C'è il Grand Canyon, c'è il Fish River Canyon in Namibia, che io ho visto, ci sono dei canyon in Etiopia. E c'è anche il cartello a un certo punto, attenti al canyon. E ce n'è uno che si chiama Barranca del Cobre. Barranca del Cobre è un canyon famosissimo per chi ama un certo tipo di avventura, di viaggio. In questo canyon, e ce ne sono diversi, c'è anche il canyon del rame ad esempio, c'erano antiche miniere di rame, vivono questa popolazione dei Tarahumara. Perché sono famosi i Tarahumara? Non tanto perché corrono, ma come corrono. Corrono e sono una delle poche popolazioni che riusciva a catturare un cervo correndo. Cioè, come facevano i nostri antenati, non che corrano più forte del cervo, ma gli animali hanno una durata minore. Benissimo. Cioè, un ghepardo corre anche a 100 all'ora, ma dopo 10 minuti che corre si stanca. È sfiancato. Loro invece correvano per un giorno intero. Per un giorno intero, ma non solo. L'animale non diceva, basta, rotto le palle. Cosa vuoi ammazzarmi? No. Un giorno a volte non ti basta per catturare un cervo. Un cervo corre, il Tarahumara sempre dietro, un giorno. Quindi il cervo giorno prende un po' di vantaggio. Ho capito, però. Sì, poi si ferma. Però attenzione. E in lontananza vedi il Tarahumara. Ho capito, però devi vedere dove va. Devi non mantenere. È che corre sulla 1 certo. Milano-Bologna. Certamente. Ma non ci sono le case. Certamente. Lì. Tieni presente che il Tarahumara ha un senso dell'orientamento. Mica c'è il navigatore. Certo. C'è il senso dell'orientamento a fili sottili qua nel DNA. Riesce a orientarsi come l'uomo sapeva orientarsi, capito? Cioè sapeva esattamente. Sente anche l'odore della bestia. Sente l'odore, ma soprattutto riesce a correre un Tarahumara
per 240 chilometri e poi sfianca il cervo. Ma ti volevo chiedere, ma prende per sfinimento, ti volevo però chiedere, scusami, il Tarahumara per 240 chilometri ha le Nike Pegasus? No, no, quello lo scalo. No. Bravo. La Nike aveva provato a fare una scarpa e chiamarla col nome del sandalo Huarache, ma aveva floppato, te lo dico. E invece il Tarahumara mi interessa. Il Tarahumara ha il sandalo di cuoio Huarache. Cioè il sandalo di cuoio Huarache è qualcosa che tu metti al piede, è molto duro e poi diventa una seconda pelle. Ha dei legacci e con questi sandali loro riescono a correre. Ma ti dirò di più. Questa famosa corsa con cui Tarahumara a 15-16 anni entrano nell'età adulta, quindi l'iniziazione. Cioè l'iniziazione è ammazzare un cervo. L'iniziazione è fare questa rara ipa. La rara ipa è la famosa corsa con cui un ragazzo diventa adulto. Questa corsa coi sandali non è soltanto una corsa, molti non lo sanno. La corsa consiste nel calciare una palla. Ma la palla è di legno, cioè con questi sandali calciano anche una palla di legno e vince finché rimane uno solo resta in piedi. Cioè fanno una partita praticamente. No, è come il cervo, è come la caccia al cervo, uno solo vince, quello che rimane e corre più a lungo, quello che sa sopportare il sudore, quello che sa sopportare la fatica, quello che... A un certo punto si rende conto che l'essere umano... A che età diventano grandi? A che età si fa questa corsa? A 16 anni. A 16 anni diventi grande così. Hai capito te, 16 anni che stai ascoltando con gli occhi un po' cisposi, che ti sei appena svegliato, che oggi sei a casa da scuola. Ecco, questa domani... è... Domani... Questa è... Esatto. Perché io ho vinto il campionato con FIFA 12, non va bene lo stesso. Darzano, domani devi andare a Riccione a piedi. Sì, certo. Di corsa. Calciando una palla coi sandali. C'è una bellissima frase che il papà di questo giovane corridore, a un certo punto anche lui era un Tarahumara, aveva fatto questa corsa e vede il figlio sfinito proprio, che non ce la fa più perché comunque è una gara estenuante. E lui è terzo in questa gara, ci sono gli altri due che sono che non sembrano sentire la fatica. Allora il padre gli dice: non ti preoccupare, loro sembrano delle macchine, ma le macchine, quando salta un ingranaggio, si fermano di colpo, si inceppano. Tu sei un essere umano, devi soffrire e devi andare dentro di te e non devi più sentire la sofferenza dei polmoni, dei piedi, del corpo. Devi cercare la soluzione dentro di te e con questo riuscirai a portare a termine la gara. Questo si chiama kit di pronto soccorso. Devi correre come un lupo uomo. Wolf, Radio DJ.